Dice la Slavia, siamo compagnia di Martin Sandailto, insomma, grandissimi ricordi legano questo giocatore all'Hellas Verona. Che Verona hai visto in questo inizio di stagione, Martin? Ho visto un Verona bene, e che è cresciuto tanto nelle ultime partite, poi dopo questa vittoria con Varese in trasferta sicuramente è nel cammino giusto per arrivare alla Serie A. Una coppia d'attacco da Hilton Caccia sarebbe stata tanta roba, eh. Tu ne hai mai avuto? O meglio, hai avuto Arion, dai, insomma, con Arion. Ho avuto degli attaccanti importanti anche qui a Verona, però lui sicuramente sarà un giocatore fondamentale per il futuro del Verona in Serie B e sicuramente nell'anno prossimo in Serie A. E di questo Bogino si attende anche Bogino qua a Verona? Valerio è un grandissimo giocatore, ha di grandissime qualità, già dimostrato in altre squadre importanti qui in Italia, quindi è solo una questione di tempo per questo giocatore entrare in condizioni e anche lui aiutare Verona a ottenere questa promozione. Non hai ancora deciso di appendere le scarpe al chiodo, Martins? So che ti sta allenando con la Virtus Borgo Venezia in attesa di una chiamata. Sì, ancora spero di trovare una soluzione, di mettermi ancora una volta in discussione perché ho tanta voglia. Quindi la Virtus e i ragazzi mi danno una mano veramente grandissima per tenermi in forma e in condizione di poter, in caso di una chiamata, essere in condizione di giocare già da solo. Comunque il gol più bello l'hai messo a segno 2 mesi fa, è nato Raffa e sei diventato papà. Sì, sì, questa è stata veramente la cosa più bella della mia vita, insieme al mio matrimonio con mia moglie, quindi le due cose più importanti mi sono capitate in questo periodo, quindi sono contentissimo. Spero di poter completare, finendo la carriera, magari un altro anno qui in Italia. Chiudiamo con un saluto agli amici di Hellas Live e ovviamente agli amici dell'Hellas Verona che ti ricordano sempre. Sì, un saluto tanto agli amici di Hellas Live, specialmente ai tifosi del Verona, e me lo auguro che possano avere tante soddisfazioni in questa stagione.